3 settembre 1788. Caro Arnaud, non credevo mi sarei annoiata così a Parigi. Riesci a crederci? La città più bella del mondo, e non faccio altro che leggere dalla mattina alla sera. È ancora peggio di quell'inverno a Strasburgo. Ti ricordi? Quando ha nevicato per una settimana ed eravamo bloccati in casa e tutti i libri della biblioteca erano in tedesco. Convincemmo la cuoca che la casa era infestata dallo spettro di un antico guerriero franco e la poverina si rifiutava di lasciare la cucina senza un rosario in una mano e una Bibbia nell'altra. Mi mancano quei giorni. Le cose che sto scoprendo sugli amici di mio padre, beh, vorrei poterne parlare. Un giorno forse, ma non ora e non per lettera. Ma mi mancano quei giorni. Mi manca la mia casa. Mi manchi tu. La prossima volta che papà verrà a Parigi, convincilo a portarti con lui. Sempre tua, Elise. Oh, Arnaud, che cosa hai fatto? So che non ci siamo lasciati bene, ma passare dalla parte degli assassini. Mio padre ha provato ad allontanarti da loro. Il loro credo è come il vino, dolce al primo sorso e in dosi moderate persino piacevole. Ma se ne bevi troppo, finisci sopraffatto dal delirio e dal caos. Senza dubbio ti hanno riempito la testa di bugie su quanto sono cattivi i Templari, su come vogliono dominare il mondo e soggiogare l'intera umanità. Conosci mio padre e conosci me. Posso solo sperare che tu non dia loro ascolto. Il mio ordine mi si è rivoltato contro. I miei vecchi amici ora mi stanno braccando. Non posso tollerare che tu faccia lo stesso. Con tutto il mio affetto, Elise.